Buongiorno a tutti. Premessa, stiamo parlando di un capolavoro. Il libro di cui parliamo oggi è un capolavoro, eccolo qua. Ve lo faccio vedere nella versione elettronica. David Grossman, La vita gioca con me. Allora, vorrei fare subito due premesse prima di parlare di questo libro. Primo, evitate assolutamente di leggere prefazioni, postfazioni, commenti e riassunti, perché vi perdete la bellezza del libro. Questa che io farò non sarà una recensione completa, perché salterò alcune cose importanti del libro, ma altrimenti non ha senso. Grossman è uno dei più grandi autori mondiali. Ha scritto dei capolavori. Però che cosa gli è successo? Nel 2006 il suo figlio è morto, era arruolato nell'esercito israeliano in un attacco, in un'imboscata, è morto in Libano. Questo naturalmente ha gettato Grossman nello sconforto. È uno scrittore lui, quindi ha cercato di uscire da questo sconforto come scrittore. Allora, innanzitutto io vorrei che... Ha detto un addio quando ci sono stati i funerali di suo figlio, che trovate in qualsiasi... potete trovarlo facilmente in internet, io ce l'ho qua, me lo sono stampato, che è una preghiera, un saluto, non saprei neanche come definirlo, meraviglioso, dove c'è dolore, non c'è una parola di odio. Poi ha tentato di uscire nel suo modo scrivendo. Ha scritto alcuni anni dopo, nel 2011, questo libro qua, Caduto fuori dal tempo, che la critica ha considerato un bel libro, che a me francamente non è piaciuto molto. Mi è sembrato veramente sia un tentativo di uscire. Poi ha scritto nel 1914 quest'altro libro qua, che è un romanzo, un bel romanzo, però insomma... Sì, bel libro. E adesso ho scritto questo libro, ripeto, un capolavoro. Quindi, prima di affrontarlo, mi raccomando, non leggete nulla. La vita gioca con me. Il secondo consiglio che vi do è di non leggerlo sotto le feste, in vacanza. Leggetelo quando avete il tempo di leggerlo, che avete un po' di giorni a disposizione secondo i vostri ritmi, in modo tale da non essere obbligati a lasciarlo lì perché andate in giro. Leggetelo, merita, è un capolavoro. Perché è un capolavoro? Grossman riesce, raccontando storie minime, questa non è proprio così minima, ma insomma con pochi personaggi, con delle, come dire, evoluzioni dei fatti non più di tanto eccitanti, ma riesce a raccontare, a far parlare i suoi personaggi e a raccontare dei sentimenti, dei modi di essere, dei modi di vivere universali. L'amore, l'odio, la capacità di comprendere l'altro o di non comprendere l'altro, la vendetta, tutti i sentimenti che noi sentiamo, e in questo romanzo ci sono. Con una storia minima, ci sono quattro personaggi, la nonna novantenne, due figli che hanno intorno ai 60-65 anni, un'altra, la figlia, quindi terza generazione, che è quella che racconta, che ne ha una quarantina. Si svolge questo romanzo circa metà in un kibbutz in Israele, l'altra metà in Croazia, in alcune cittadine e in un'isola legate, questo è qua un viaggio che hanno fatto i nostri protagonisti per ricordare i luoghi dove la nonna era nata, la nonna era croata, poi abitata in Israele. Loro fanno il viaggio, quindi è tutta una serie di racconti. Loro raccontano fra di loro, si raccontano la loro vita e hanno degli sbalzi temporali che vanno da dopo la guerra, anzi dalla guerra, fino ai tempi attuali. E praticamente quello che avviene durante il libro non avviene tanto, perché è proprio un raccontarsi continuo, con una piacevole novità. Spesso si filmano quando raccontano, perché si filmano. Il padre era
un regista, la giovane, diciamo, la terza generazione era assistente di regia, e quindi nella loro famiglia c'è questa abitudine di registrare, una volta sui nastri, adesso su quelle cassette elettroniche, di registrare quello che si dicono, quello che si raccontano. Quindi diciamo c'è anche questo, questa novità. Quindi loro vanno in quest'isola. Perché vanno in quest'isola? Perché la figlia, quella intermedia, vuole andare in quest'isola in quanto... No, questo non ve lo racconto, no, ve lo dico, sennò vi svelo alcune cose molto belle del testo. Vanno in quest'isola, e su quest'isola però racconto, siccome l'isola è legata alla vita della nonna, la nonna racconta la sua vita passata con questa telecamera, di fronte alla telecamera, no? Poi tornano, e quindi quando racconta, la più giovane che racconta, racconta il viaggio che è venuto qualche anno prima, racconta quello che è successo prima, il viaggio e le cose che sono successe dopo il viaggio. Quindi è una serie di continui racconti e interazioni molto belle, molto particolari tra i quattro personaggi. Ecco, qui ribadisco la grandezza di Grossman, riesce veramente a penetrare dentro i personaggi e a farli parlare con il linguaggio universale dei sentimenti, non buoni o cattivi, tutti i tipi di sentimenti. Questa è fa di Grossman veramente uno scrittore mondiale. Se lo paragoniamo ad altri scrittori israeliani come famosissimi Amos Oz o Yoshua, e loro sono, anche loro riescono anche a esprimere fortissimamente i sentimenti, però sono più legati alla descrizione di quello che c'è attorno. Si parla pochissimo della situazione in Israele, anzi quasi nulla, un po' di più della situazione in Croazia ai tempi della guerra, perché la nonna racconta fenomeni e episodi legati alla guerra, racconta anche di suo marito che è morto verso la fine della guerra, quindi insomma un po' di più si racconta, ecco, diciamo, si parla più del contorno rispetto ad Israele, però è, non so, io veramente non trovo le parole, siamo veramente piani alti della lettura. Io credo sia uno dei libri più belli che abbia letto in questo periodo. E per quanto riguarda Grossman, è un libro che finalmente ritorna a quel livello di poetica che ha caratterizzato, secondo me, gli ultimi 2 o 3 libri che ha scritto prima della morte del figlio. I primi libri che ha raccontato, anche quelli che ha scritto, sono bellissimi. Gli ultimi che ha scritto sono fantastici. E questo libro torna ad essere uno a quel livello. Quindi, brevissimamente, 2 suggerimenti: leggetelo quando avete tempo, non distratti, non in vacanza, non andando a sciare, eccetera. 2, non leggete nulla, prefazioni, postfazioni, no, non leggete assolutamente nulla, nemmeno su quel libro, perché meglio non saperlo. Andate direttamente alla prima pagina, immergetevi in questa meraviglia che è questo libro di Grossman. Bene, buona lettura con il cuore.